Cercate di stare tranquilli, perché avete molti spettatori. Guardate, guardate qui. Piscina. Un telefono. Sono chiaro. Avevate la soluzione sotto gli occhi. D'ora in avanti, faremo in modo che non crediate più a nulla di ciò che vedrà nei vostri occhi. E cioè? Che non siete scattati. Cacare. Signor Finmastere, se mai volesse venire a far pulizia qui, fate auguri. L'unica cosa di bello è il cielo. Grazie. Certo che questo Game Master è poi proprio ben ben ricco. Questo? Speriamo sia giovane. Non avevo proprio il concetto. Single? Per fare cosa? Sto scherzando. Giocatore. Andate tutti in salotto di fronte alla TV. Ho qualcosa per voi. Raga? Cos'è? Cos'è? Andate tutti in salotto, ha detto, vero? Per cominciare una nuova giornata. E c'è un nuovo gioco. Manco il tempo di fare qualcosa? No, niente, cioè, dritta proprio. Però ha detto una sorpresa per voi? Sì. Siamo in salotto. Esatto. No. Segnale acustico. Siamo tutti qua. C'è una macchina. C'è una macchina. C'è una macchina, raga. C'è una macchina. Forse è veramente un regalo. Ma spero bene. Una bella sorpresa. Ma io volevo una consegna pazzesca. Improvvisamente riceviamo tutti quanti dei messaggi nel cellulare. È un video, raga. Oddio, raga, mio papà! Papi! Ciao, baby. Ricordate, io vi guardo sempre. Mi manca un sacco, veramente. Mi ha fatto strapiacere. Allora, sinceramente non mi aspettavo un videomessaggio da mio fratello. Io e Rooster ti seguiamo e facciamo il tifo per te. Però sono contento, conoscendolo poi lui che è strachiuso. E io mia sorella. Era Giulia. Ma quando come una disperata. Che bello, che bello. Sì, ma sta dicendo aiuto. No Paolo, aspetta, questo non è un video messaggio come quello che ho ricevuto io. Quello che mi dici. State al suo gioco, vi prego. Fate quello che dice lui. Aiutami. Cos'è la sequestrata? Da quando il gioco si è trasformato in rapire le persone? No, sì, ma dici, vi scongiuro. Fate quello che vi dice. Fai quello che dice. Dietro noto una cosa. Ci sono delle lampade che sono identiche a quelle in camera mia. Ma raga, è in casa, ma l'ha rapita. Al piano di sopra, in una stanza, probabilmente in una di quelle stanze chiuse che non abbiamo mai aperto. Cioè, fa parte del gioco anche lei. È stata in casa fino adesso, non lo sapevamo. E a te cos'è arrivato, scusa? È un video messaggio di mio fratello. Ma normale? Sì, Shanti che mi dice, dai Paolo, dai ragazzi, tenete duro. E anche mio papi. Allegro, felice. E quelli di tutti quanti ha deciso di rapire mia sorella che è in casa. Cos'è ragazzi? Raga? Cos'è? No raga, no. Giulia, sei qui? Perché è partita l'irrigazione? Non lo so, in pieno giorno. Sono Gianmarco, sono quanto tiene mia sorella e non ho intenzione di infierire su di lei. Ma dovrete essere scaltri. Avrete tempo fino alle 18 e 18. Se tutto andrà secondo i piani, caro Gianmarco, essendogli un uomo di parola, avrai la prova che tua sorella sta bene. E io sarò per lei solo un brutto ricordo. Ricordate, l'errore sui martiri, come la verità. La miseria, sempre così. Quindi l'ha presa lui. Manca poco, ragazzi. Ve lo voglio dire. 18 e 18. Abbiamo tempo 18 e 18 per trovarla, se no. Come facciamo a trovarla? Non abbiamo niente. Cosa abbiamo? Un video. Abbiamo un video. Abbiamo un video. Stavi ragionando anche sull'acqua. Nel video si sente un rumore strano a un certo punto quando lei dice aiuto, aiuto, aiuto. E proprio in quel momento va via l'audio. Tanto che lei continua a parlare ma non c'è più audio. E sembra lo stesso audio di
quello che abbiamo sentito, lo stesso rumore degli idra. Scusa, scusa. Ha ragione. Sembra simile. Certo. È quello che dice lui. Aiutami. Aiuta. Sembra. C'è il comodino sullo sfondo. È quella che... la lampada! È una di queste stanze, raga. Ci sono 5 stanze sopra, 2 non si aprono. È vero! È sopra, scusa, eh. Giulia! Oh, cacchio! Cioè, noi non ci siamo accorti di niente. Giulia! 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 Questa è questa, raga. Oh mio Dio, c'è una videocamera. Oh. E l'unica cosa che troviamo è una telecamera. La telecamera del 1800, una roba antichissima. E questa è la stessa stampa. Lei, questa, vedi, guarda. La lampada. Non c'è la schedina di memoria. Stiamo cercando qualunque cosa che ci possa dare un indizio su dove si trova Giulia. Scusa, se noi abbiamo ricevuto questo messaggio, non poteva essere qua in questo momento. Scusa, lei era qua. Sì, lei era qua. Lei era qua. Sì, per forza, perché si vede il comodino. Era qua. Io ho riconosciuto la lampada che è simile alla nostra. Proviamo a ricreare le stesse condizioni del filmato. Che cosa stava vedendo lei? Dov'era il Game Master? Perlomeno queste cose erano chiare. Queste luci erano accese? Queste luci, secondo me, non erano accese. Secondo me ha una torcia, guarda un po' bene. Solo così per capire. Vedi, però era torcia. Sono più potente, però. Vado a prendere. Eh sì. E la ritroviamo qua. Ok, scendo per cercare una torcia. Con la coda dell'occhio vedo la televisione accesa. Cosa? Oh! Guardo e non ci posso credere. E la televisione è collegata con la videocamera. Cosa? Sì, venite a vedere. Guarda. Oh, guarda, è attivata. È attivata. È attivata. Ma è diretta, quindi è in diretta. È in diretta, è diretta. Oh mio. Io quando sono venuto qua, uno di voi l'ho visto. Ah, ci hai visto? Sì. Debbie, prova ad andare sopra un attimo, scusa, Ok, vado sopra. Guardate la linea. Sì, ricreiamo la stessa scena, però. Ok, vedete che devo fare. Sì. Ok. Ecco. Ok. Ok. Ci vediamo. Se è collegata, un motivo c'è, per forza. È identico. La porta. La porta, Debbie! Bravo. L'ansia a mille, non abbiamo più tempo. Debbie si sposta, Debbie di là. Non abbiamo nemmeno l'idea che quello ci porterà alla soluzione finale del gioco. È semplicemente un tentativo. Cosa? Va bene? La lampada! La lampada sul comodino! Quella alla tua sinistra! Alla tua sinistra! Non so, ho la sensazione che ci stiamo ficcando in un guaio. Sì, un po' più... No, più dritta. Mettila più dritta. Ok, così, non toccarla. Dai, così è posto. No, perfetto, è proprio precisa così. Ok. Uguale? Sì. Sono esattamente come Giulia. È identica. E allora era qui, raga. Sì. Raga, era proprio qui. Vedi qualcosa? Dici cosa vedi. Debbie? Cosa vedi davanti a te? E poi Debbie dice una cosa ben precisa. Vedo il Game Master. Debbie! Sei spenta la TV! Non ho più tempo. Aspetta un attimo, un bicchiere d'acqua, niente. Prendi quello che vuoi. Ha preso detti. Oddio. Ma ciò che è strano, eh. Cioè, perché c'è lei? Ok, abbiamo Giulia. Giulia è salva. Ma dove è finita Deborah? È scomparsa, è stata presa dal Game Master, è in pericolo, sta bene. No, mi devo calmare un attimo. Ma come? Ma quando... Tu non hai visto Deborah? No. Il mio cervello è focalizzato in un'unica direzione. Dove è Debbie? Niente, nessuna memoria di lei. Non l'ho mai vista io la Deborah.
mai vista? Mai. Giulia, lei era nella stessa stanza da dove tu sei uscita? No, impossibile, perché ragazzi io ero da sola. Non c'era niente, avevo solo una telecamera puntata in faccia, non c'era niente in camera con me. Come? E sentivo solo una voce di un uomo che mi diceva cosa dovevo fare. Ma tu quando sei arrivata non c'eravamo noi? Io sono arrivata già, te l'ho già detto. Sono arrivata con la macchina, si è aperto il cancello, si è spalancato e sono entrata con la macchina. Ho aperto il bagagliaio per prendermi la valigia e da lì, boh, io non mi ricordo più niente. Io non so come si stia sentendo Paolo in questo momento, ma non penso che sia tranquillo. Giulia era in casa, mentre Debbie era sparita. Ma poi com'è possibile? Nella stanza non c'è niente, io ho controllato. Ci ho guardato gli armadi, ho guardato dappertutto. Cioè, dove passa? Senti, non è possibile però. No, hai capito? Non è impossibile. Un secondo prima c'era Debbie. Un secondo dopo è uscita Giulia. E Debbie dov'è adesso? Non lo so. È passato un po' di tempo, ormai è calata la notte, non abbiamo ricevuto nessun messaggio da parte del Game Master, nessuna notizia da parte di Deborah e siamo tutti quanti ancora dell'idea che il gioco non sia minimamente iniziato. O è nella stanza o è in casa o qui è... Sì, ho capito, ma qualcosa dovremmo pure fare, no? Cioè... facciamo quello che c'è da fare, no? Comincio a veramente ad agitarmi, cioè... Ragazzi, c'è una cartina geografica. Ok, dobbiamo andare lì.